Adesso affrontiamo il tema dei rifiuti, perché Umberto? Sì Peppe, ci occupiamo di rifiuti a Catania, perché ormai sono trascorse tre settimane, poco più di tre settimane da quando i cassonetti sono stati tolti in alcune aree della città con gli step che hanno preso l'avvio, e noi ne parliamo con l'assessore all'ecologia del comune di Catania, Fabio Cantarella. Assessore, buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a tutti voi. Allora, assessore, è possibile tracciare già un primo bilancio di come stanno andando le cose? Sì, assolutamente. Abbiamo deciso di fare un cambio di passo nella zona della Movida, soprattutto dove pub, ristoranti, bar un po' conferivano ancora con i sacchi neri e creavano delle discariche in prossimità dei cassonetti. E quindi abbiamo fatto uno sforzo per togliere questi cassonetti. Ne ricorderete che ce n'era una fila di 10 prima di Piazza Sesicolo in via Gambino, che diventavano ogni giorno una discarica, proprio perché spesso le attività commerciali andavano lì a conferire qualunque cosa. E quindi abbiamo fatto un'attività di formazione, comunicazione alle attività, abbiamo fornito i kit necessari. Diciamo che i primi giorni non abbiamo avuto la risposta che ci aspettavamo, perché lì dove abbiamo tolto i cassonetti si creavano le discariche senza i cassonetti, però poi con qualche sanzione e qualche sensibilizzazione i risultati sono importanti. Quell'aria è più pulita, c'è meno degrado e riusciamo a fare la raccolta differenziata da Piazza Carlalberto in giù, che già è un piccolo importante passo avanti. Assessore, lei si è a dir poco incavolato in quei giorni e lo ha detto chiaro: se questa vuole essere una sfida la colgo subito. Eh sì, perché io posso capire, sai, se il comune non pulisce, se il comune non ti mette a disposizione tutta quella che è la strumentazione necessaria per fare la raccolta differenziata, lì posso capire che il cittadino dice: scusa, ma dove la devo buttare? Ma se noi veniamo, ti diamo il calendario, ti diamo i carrellati, ti facciamo un calendario specifico per le attività commerciali, cioè noi prendiamo l'umido ogni giorno nelle attività commerciali, per esempio, perché capiamo che mantenere l'umido un giorno in più può essere un problema. A quel punto non hai più alibi. La raccolta differenziata è un obbligo, tenere la città pulita è un obbligo. Tu stesso ricevi la clientela davanti a un sito degradato, cioè a me non un minimo di amor proprio. Questo mi ha fatto incavolare. Mi spiace che abbiamo dovuto fare 50 sanzioni in quella zona perché qualcuno non ne voleva sapere di recepire queste elementari regole. Ancora c'è qualcuno che però qualche sacco nero lo mette, lo beccheremo nei prossimi giorni, perché ci stiamo lavorando. E ci sposteremo adesso sulla zona della stazione, dove c'è qualche camion dei panini e qualche chiosco lì da quelle parti che ancora usa il sacco nero per mettere tutto il rifiuto indifferenziato e lasciarlo all'angolo. Non credo che possiamo accettarlo ancora per qualche giorno in più, e quindi ci lavoriamo. Oggi, Umberto, ti dico una cosa, ci siamo del tu. Stamattina stiamo lavorando per ripulire i canali in attesa delle grandi piogge, facciamo un po' di prevenzione, ma è normale che noi, oltre ai canneti, dobbiamo togliere i rifiuti dai canali? Oggi stiamo togliendo una macchina con mille difficoltà perché l'avevano smaltita dentro un canale, ma non lo possiamo accettare questo. Assessore, mi scusi, lei prima ha fatto riferimento a 50 sanzioni, ora non vogliamo sapere i nominativi, ma 50 sanzioni che vedono come protagonisti commercianti? Sì, soprattutto, ripeto, dalla zona di Piazza Carlalberto in giù abbiamo fatto queste sanzioni con la Polizia Ambientale a cavallo di Ferragosto, prima e poco dopo. Proprio questa operazione è scattata il 2 agosto, avevamo dato una settimana di tolleranza. Non tutti si erano allineati, quindi poi siamo stati costretti a mettere due vigili in borghese che hanno dovuto ulteriormente sensibilizzare le attività commerciali. Adesso va molto meglio, se ci passate lo vedete, in via Gambino, dove prima c'erano i cassonetti e si creava una discarica immensa che dovevamo rimuovere con mezzi pesanti, cioè una cosa assurda. Adesso la situazione è accettabile, certamente dobbiamo migliorare alcune cose, lo faremo. Abbiamo dato anche dei numeri telefonici di riferimento per le emergenze dei commercianti, però dobbiamo tutti allinearci. È importante fare la raccolta differenziata, anche alla luce del fatto che, come avete visto,
abbiamo troppe discariche, le discariche si saturano. Questa è una regione bellissima che ha più di 500 discariche sature chiuse, cioè non è accettabile. Ecco, dobbiamo amarla di più questa terra, soprattutto rispettando l'ambiente. Assessore, in conclusione, i prossimi step? Faremo prossimo step stazione, tra qualche giorno lo stiamo programmando, e poi lungomare di Ognina, dove siamo già stati in realtà, ma ecco, abbiamo in programma di tornare perché c'è qualcosa che dobbiamo registrare meglio e quindi ci lavoreremo subito dopo la stazione. È proprio notizia di questi giorni del giallo dei sacchetti comparsi e scomparsi? Sì, ma sono sacchetti messi da qualcuno che vuol lanciare una provocazione. Per carità, le forme di manifestazione del pensiero sono libere, siamo in democrazia, c'è una Costituzione, però ecco, dico a questi signori, state attenti, perché io ho chiesto di individuare i responsabili e sanzionarli, perché un conto è stimolare l'amministrazione a fare qualcosa che può essere utile, e lo si può fare in tante forme, lo si può fare incontrando l'assessore, incontrando il sindaco, incontrando i dirigenti, facendo delle proposte che, se sono valide, vi assicuro che qui le raccogliamo tutte. E dall'altra è mettere dei sacchetti in zone che creano un'insidia. Attenzione, attaccare i sacchetti nei pali ubicati all'interno della pista ciclabile e poi attaccarli con nastro adesivo non credo che sia un aiuto alla città. Anzi, per rimuoverli la prima volta abbiamo dovuto fare uno sforzo notevole e non siamo riusciti a rimuovere completamente tutto. Questo significa deturpare la città, non è un bel biglietto da visita quello che sta facendo qualcuno, e io ho chiesto di individuarlo, lo preannuncio. Se qualcuno ha intenzione di fare delle proposte, le faccia, e spiegheremo anche perché in quel punto in cui lui ha messo i sacchetti non possiamo mettere i cestini, perché creano un'insidia alla circolazione stradale, e gli spiegheremo anche che non sempre il cestino è la soluzione, perché in alcuni casi, in alcune zone, diventa l'occasione per metterci il sacchetto della spazzatura da casa. E quindi, se non lo facciamo, c'è un motivo. Confrontiamoci prima, ragioniamoci assieme, se qualcosa si può migliorare lo facciamo assieme, ma iniziative così danneggiano la città. Grazie all'assessore Fabio Cantarella, assessore all'ecologia al Comune di Catania. Buona giornata, buon lavoro e buona rimozione della macchina a questo punto. Grazie, anche a voi, buon lavoro. Un saluto a tutti.